Gemma Galgani è cambiata molto da quando ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne per la prima volta. Ecco la sua trasformazione. La dama è uno dei volti storici del programma condotto da Maria De Filippi da oltre 20 stagioni. Da quando la conduttrice ha puntato sul trono over, Gemma Galgani è stata tra le prime a sedersi sulle poltroncine e mettersi in gioco per trovare l'uomo che potesse starle accanto. In molti però hanno notato un grande cambiamento fisico negli anni. I fan di Uomini e Donne di sicuro ricorderanno quando la dama di Torino ha atto il suo ingresso all'interno degli studi di Cinecittà per la prima volta. All'epoca nessuno poteva mai immaginare che da lì a poco sarebbe diventata un volto simbolo non solo del trono over, ma dell'intera trasmissione televisiva. Questo anche per via dei suoi amori tormentati e delle storie complicate nate all'interno del programma. Tuttavia, oltre ai vari corteggiatori, Gemma si è trasformata nel corso delle 14 stagioni alle quali ha partecipato. Gemma Galgani, un cambiamento sorprendente. Dal 2010 a oggi, la pagina Instagram Prima Volta ha pubblicato un video di quando Gemma Galgani si è presentata per la prima volta a Uomini e Donne nel 2010. Era la sua prima apparizione televisiva e da quel giorno sono passati circa 14 anni. A colpire però è come la dama a quel tempo era molto diversa da come la vediamo ora. Sofisticata ed elegante. La stessa Tina Cipollari aveva fatto notare tempo fa che quando Gemma si era presentata in trasmissione per la prima volta aveva un look casual, con maglie larghe e scarpe basse. Senza contare che non si truccava, oppure il make-up era molto leggero, quasi impercettibile, e i capelli erano molto semplici e basici. Oggi, invece, tiene molto al suo aspetto fisico. È stata proprio durante il primo anno che Gemma ha incontrato Ennio con il quale decise di uscire dal programma e organizzare una festa di fidanzamento alla quale parteciparono anche Gianni e Tina. Un amore che sembrava solido, tanto che si parlava anche di matrimonio e nozze imminenti. Le cose però sono cambiate all'improvviso. Come raccontato da Gemma, Ennio nei mesi ha sempre procrastinato nel firmare la lettera di divorzio dall'ex moglie, rimandando continuamente. A un certo punto, Galgani si è stufata di aspettare ed ha deciso di tornare nel programma dove ha avuto molte altre conoscenze.